salute, cala per la prima volta l'aspettativa di vita, l'Italia fra gli ultimi paesi nell'Unione Europea in spesa per la prevenzione. In questi giorni abbiamo appreso questa notizia, siamo nel 2016 naturalmente, fine aprile, inizio maggio, notizia che in realtà non stupisce nemmeno troppo. Sono i dati del rapporto Osserva Salute del 2015 sul benessere e sulla qualità della vita degli italiani. Ci dicono che siamo gli ultimi negli investimenti per prevenire le malattie. Non solo, ci suggeriscono anche che oltre la metà degli italiani risulta essere in sovrappeso e che aumentano gli astemi e calano lievemente i fumatori. Soprattutto questi dati ci segnalano che si accentua il divario fra il nord e il sud nella speranza di vita. È bene che questo si sappia, che la notizia circoli il più possibile, ma non è sufficiente. Un'analisi seria dovrebbe indagare anche sulle cause di quanto accaduto. Con la grammatica di Aristotele, all'esposizione del che, oti, dovrebbe anche seguire quella del perché, di oti. Il vero conoscere è conoscere per cause, scire per causas. Tutto il resto rimane invece chiacchiera di superficie, vuoto intrattenimento da salotto e heideggerianamente si dice che decanta nel corso di 2 o 3 giorni al massimo. Che dire dunque di questa notizia che abbiamo riportato? Come commentarla? Quali cause individuare a fondamento di ciò? In termini generalissimi, possiamo dire che questo è l'esito necessario dello scenario in cui, dopo il 1989, trionfano su tutto il giro d'orizzonte il dogma della competitività e il Vangelo della concorrenza globale. Siate competitivi, ripetono a piè sospinto i signori del mondialismo, i magnati della finanza e gli irresponsabili politici che a destra come a sinistra figurano ormai solo come i maggiordomi dell'economia finanziarizzata e del capitale assoluto. Quelli che un tempo, grazie a battaglie sociali e alla presenza della pur contraddittoria Unione Sovietica, erano diritti sociali intoccabili, insindacabili, scuola, maternità, sanità e così via, ebbene, questi, nel quadro post-1989, vengono spazzati via senza riserve, mediante riforme, questa è la neolingua, cioè riforme che sono tali sempre e solo per i dominanti, per il capitale che si riforma, che libera se stesso dai lacci e lacciuoli che lo limitavano e tutelavano anche gli ultimi. Vince il capitale, dunque, senza più limitazioni sociali, senza più limitazioni politiche, senza più confini geopolitici. Trionfa quello che nei quaderni del carcere, a pagina 437, contro la Dea Giustizia di Croce, Gramsci chiamava il liberalismo più o meno deificato. Il liberalismo più o meno deificato, con annesse, diremmo noi, le omelie neoliberiste, oggi imperanti, che predicano ovunque il Vangelo della competitività e della lotta senza confini. Questa è la cifra dell'odierna società neodarwinista, che è poi una società competitiva in cui tutto viene rimesso alla competitività di tipo mercatistico. Di che cosa vi stupite allora voi che amate il libero mercato e la competitività? Tra le regole del Vangelo della competitività assoluta non vi è forse anche quella per cui, in perfetto stile darwiniano, deve sempre sopravvivere il più adatto, cioè colui che dispone del contante corrispettivo? Non v'è forse anche la sacra legge che i lacci e i lacciuoli dello Stato debbono essere recisi? Non v'è forse anche la legge per cui deve trionfare sempre solo la norma del mercato che può facilmente portare all'annientamento di chi è più debole? Il dogma della competitività assoluta non implica forse che i diritti sono tali solo se uno può permetterseli e qualora non si sia in grado di permetterseli non si ha più per ciò stesso diritto ai diritti? Non è questo il grande dogma della religione del capitale, oggi divenuta unica religione nella forma del monoteismo del mercato e della teologia economica? Continuate pure, signori del globalismo, a fare le vostre tirate contro il comunismo, il fascismo, il castrismo, il leninismo, lo stalinismo. L'importante per voi e per la vostra ideologia rassicurante e ovunque dominante è che non si parli mai dei vostri crimini. Che si parli sempre solo dei crimini del passato, di modo che essi fungano come grandiosa apologia del presente, innalzato a migliore dei mondi possibili, innalzato a mondo sottratto dalle contraddizioni che puntualmente sono sempre solo quelle del passato, mai quelle del presente del mondo post-1989. Continuate pure, signori del mondialismo classista, a denunciare i totalitarismi passati,
di modo che mai emerga puntualmente il carattere totalitario della vostra società di mercato, di modo che non emerga mai quanto Marcuse in Eros e Civiltà aveva puntualmente sottolineato quando diceva, cito, «l'epoca tende al totalitarismo anche dove non ha prodotto stati totalitari».